Ragazzi miei cari, un Leo fresco di permanente vi fa un video molto particolare oggi, un video molto richiesto da voi, soprattutto su TikTok. Seguitemi su TikTok, LeoToys-Official. Bene, che video mi avete richiesto su TikTok? Mi avete detto, Leo, ma i tuoi vecchi mondi di Minecraft ce li hai ancora? E io ho detto, ovvio che ce li ho ancora. E quindi siamo in questo video per farvi vedere i miei mondi, i miei vecchi mondi di Minecraft. Quelli che conoscete anche voi, quelli su cui facevo i video un tempo. Quel mondo tipo della Creative, quello vecchio, 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 dove c'avevo la casa igloo, col tunnel, con la casa enorme, diamanti, città, proprio quello lì. Adesso lo aggiorniamo alla nuova versione e ci entriamo. Molto bene, ci siamo. Tutto ciò mi preoccupa. Intanto partiamo dal fatto che per usare cheat in questo mondo devo fare così. Open to LAN e aprire una roba in LAN. Cioè, tipo, per mettere giorno io devo fare questo. E quindi io avevo paura che facendo questo la gente mi entrasse nel mondo. Infatti mettevo sempre Adventure Mode. Così nessuno poteva spaccare nulla. E mettevo infatti blocchi sopra le chest per paura che le aprissero. Ah, questa è doppia slab addirittura. Sì, questo c'è da proteggere. Capito? Tutti i diamanti. Queste sono le cose che fa un bambino di 8 anni su Minecraft. Ecco. Bene, o almeno che facevo io, non per dire che i bambini di 8 anni fanno questo adesso, però io facevo queste cose e tutto ciò mi preoccupa. Molto bene. Ma che cavolo? Cioè tu praticamente sali, girati, farai questa faccia. Aspetta, no, devo farlo meglio. Ok, ci siamo, tutto a posto. Ok. E io avevo tutte queste cose, no? E quindi andavo proprio in crisi, isterica completa, se... Si è perduta tutta sta roba. Poi non ho capito. Ma cosa mi serviva tutta sta roba qua? Ma niente. Cose indispensabili. Guarda quanto citavo le spade, queste cose qua. Cioè, guarda qui. Che cosa serve un arco con fire aspect? Cioè, tu picchi qualcuno e gli dai fuoco praticamente. Ma che senso ha? Vabbè, poi tutti questi effetti, 10 di attacco soltanto. Poi tutta sta roba, cosa serve? Coordinate casa perché ero terrorizzato nel perdere. Cioè, ero terrorizzato di perdere casa. Quindi, coordinate casa, giusto, va bene. Qua c'è scritto, mettetemi per sicuro, ecco qua. Mettete un mi piace chat. Mi piace cece se vi è piaciuto il video. Con due punti esclamativi. Dai, scrivevo bene però, eh. Ho messo anche l'accento, come sono forte. Teste dei gamer. El, Kiria, Lion, Surry, Vegas e Luke 4316. Ma se clicco me le... non me le dà più. Non funziona mica più. Purtroppo. Io Goblin con il cerume nelle orecchie. I play button di YouTube. Dovrei farne un altro col diamante rosso. E quasi quasi lo facciamo. Questo qua mi fa piangere. Quindi di quarzo. No. Villager, non ce la faccio più. Dovete stare zitti. No. Dov'è? Qua. State zitti, per favore. Mi date fastidio.
Quindi d'oro e dovrei mettere quello di diamante rosso, che lo farei di redstone. Distanza. Diamante rosso, eccolo là. Molto bene. Qui ci sono dei quadri e mi ricordo che in questo qua c'è una porta. Qua c'è una porta, ok. Ho sbagliato, non mi ricordavo bene. Neve che togliamo. Questo è un balcone, sembra sul Burj Khalifa. Quello era in teoria un arcobaleno. Quello sarebbe il sole. Quello è un faro. Quella è una farm di canna da zucchero. La spiegazione grafica dei denti che avevo storti. Io avevo questi due denti qua davanti, storti. Cioè, avevo un dente in mezzo quando ero piccolo e basta. Questo è un mob grinder con i filtri, con i comparatori sotto. Tanti alberi cresciuti uno sopra l'altro, un tipo la luna? La luna? La luna! La luna? Oh, è vero che c'è il jump boost qua. Lì tipo ti dà il jump boost e tu fai sto parkour strano, vai sul tetto. Esatto. Figata, dopo proviamo. E niente, adesso vi faccio un mini tour. Intanto qua c'è scritto: vi adoro Eternal Love, perché al tempo c'erano ancora gli Eternal Love e li amavo in modo incredibile. Qua tu praticamente quando devi andare a dormire, e questa era la mia camera da letto, con la mappa. Non so che cosa sia, bene. Qui, questo letto a stella. Ne capisco, ve lo giuro, l'utilità proprio zero. No. Ma neanche la fantasia, cioè tipo farlo così, no? Letto più grande. Scordatelo. Quando mai? Dovevi fare. Com'era? Me lo sono dimenticato. Tipo così? Non era mai così. Però lo rimodelliamo a modo nostro. Quindi facciamo gigaletto senza nient'altro. Tu ti butti sul letto e stai a posto. Niente, quando dovevi andare a dormire, ovviamente mica ti porti spada, piccone, ascia, pala, zappa e arco appresso. No, li dovevi mettere qua e aspettare che despawnassero. Che forse non despawnano perché schiacciano le pressure plate. Forse vi dico una cavolata, però non lo so. Cavalli. Cavalli. Bussole, bussole, bussole. Che problemi hai, Leonardo? Leonardo? Che problemi avevi? Cane da pesca perché c'è un maiale da qualche parte. E poi qua c'era tipo la vista. Mamma mia, sta roba l'ho fatta tutta a mano, però io. Cioè non ho tipo usato fill, cioè tipo così, hashtag fill, slash fill, mettevi i blocchi. Assolutamente no, non sapevo l'esistenza, avevo 8 anni, oh. Avevo 8 anni. Ogni blocco di questo l'ho piazzato a mano. Mamma mia, a mano ogni roba di questa. E poi tu facevi così qua. Rischio vita, assolutamente. Però siamo su Minecraft, tu puoi saltare e volare, quindi stai tranquilla. Meno male che ci sono le scale, molto bene. Meno male che ho fatto il cornicione. Bella, questa è casa mia. Adesso vi illustro meglio. Allora, l'entrata intanto. Ah, questo era. Ok, questa era la piscina, vista da Surrey. E tu fai così. Vediamo se funziona ancora. Sì, funziona ancora anche con la 1.19. Che bello. Oh, che spettacolo. Questa era la piscina che d'inverno chiudi ed estate si apre. Molto bene. E poi questo è tipo l'ascensore. Tu fai così, sali, scendi. Intanto si mettiamo giorno. Qua ci sono dei minecart, non capisco il motivo. E poi qua voli, perché qua ci sono gli slime ball. Fai pam. E poi ti tuffi in piscina. Ok. Sembro stupido, però è bello. Questo era tipo un bagno pubblico. Esatto. Con una leva. Ah, per la botola, giustamente.
Ho lasciato il water aperto. E qua c'è la cacca con i... Questo era quello che lavorava qua e dormiva qua. Qui c'è la cacca, me lo ricordo, con rinominata con tipo i semi di cacao. Cacca, esatto. E tu facevi così e ti sparava la cacca addosso. Imbarazzante, devo dire. Ok. Solo cacca, soltanto cacca. Tutto otturato, tra l'altro. Benvenuti nella casa di Leonardo. Sarà la casa dei vostri sogni. Boom. Poi facevi così e così aprivi, così aprivi, così aprivi e così aprivi. Questa era piuma? Non so perché c'era una cosa del genere, non so perché c'è questa cosa. Bene, entriamo. Qua c'è un lavoro incompleto del lampadario, quello lì, me lo ricordo. Praticamente per il lampadario 2, tu per il lampadario 1, per il lampadario 2, e non funzionava perché serve un reset. Il lampadario ha due tasti, praticamente comparivano i cosi di glowstone. Esatto. E qui ho e quando ho imparato i comandi tipo slash fill, esatto, queste cose qua. Mamma mia, un pazzo. Completo. Ah, poi qua sotto al letto c'erano tutti i miei cani. Ok. Aia. Per salire sul letto c'era una scala? Non c'era una scala, ti arrangiavi. Ci sarebbe dovuta essere una scala da qualche parte. Qua c'era un pulsante, tu schiacciavi il pulsante. Prendi un pulsante. E qua c'era un tappetino rosso, me lo ricordo. Tu schiacciavi il pulsante, boom. Ah. No. Non funziona. Purtroppo. Non so cosa sarebbe dovuto servire. Tipo letto a molla. Letto che ti fa rimbalzare. I miei gatti, Kitty, Luna, Poppy. Questo era il mio pappagallo che avevo anche in vita reale, solo che è fuggito. Tippi, Schiacciatina, Sparky, Silvestro, Norvi, Spinny e Bianchino. E chi. Qua bagno, toilette, bagno, toilette, maschi, maschi, femmine, femmine. Maschi a sinistra, femmina a destra. Ok. Panino alla carta igienica. Questo tipico di Eternal Love, me lo ricordo. Panino alla carta igienica. Qua si scende per gli scarichi. Stessa cosa di qua. E passa un tunnel per sotto. E vedi questo spettacolo. Il quale è imbarazzante. Qua c'è una piscina. Danger, non entrare negli scarichi della vasca. Io ci entro. Ha ha. Ha 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 ha. E poi qua c'è tipo una. C'è tipo un canyon. Quelli della miniera sottoterra. Ecco. E cadevi nella rovina dell'infinito. E qua ci sono mille milioni di minecart. Non chiedetemi il motivo, non lo so. Era perché qua c'è tipo una rotaia che ti fa cadere. Sì. Ah, è vero, ho capito, mi ricordo. E vabbè, poi torniamo indietro perché. Mamma mia, faceva paura sta roba, però. Che idee macabre avevo quando ero piccolo? Non lo so, non lo voglio sapere, ho paura di me stesso. Ci siamo. Bene. Vediamo perché. Vabbè, perché vado dalla porta se posso volare, non lo so. Scaletta. Dove ci porta questa scaletta? Qua. E qua ci porta a minecart, messi a stella incredibile. Tu mettevi un minecart qua che non partiva per niente perché qua ci doveva andare un binario di questi. Però va bene. E il pulsante di uno più in basso. Molto bene. E ti facevi tutto il giro della casa. In più qua c'era tipo una scaletta con tutti i cosi.
E poi andavi qua. E qua questi li ho messi tutti a mano. Che voglia, non lo so. Ma che voglia di costruire sta casa tutta a mano. Non lo so cosa avevo in testa, non lo so. Altre volte non lo so. Non lo so. Allora. Poi qua c'è tipo doccia party, shower party, party. No, no, questa era proprio, proprio orribile. Proprio una cosa brutta per persone comuni. E poi qua c'era per il creatore delle docce. Questa proprio che concetto brutto che avevo da piccolo. Qua ti facevi il bidet. Qua prendevi il sapone. Non paghiamo le bollette noi. Cioè, sì, si pagano, però dico, non voglio pagare, quindi non lascio. Cioè, non voglio pagare troppe bollette, quindi la. L'acqua la chiudo. Qua questi erano i lavandini. Perché c'è questa scaletta? Non lo so. Potevi metterti qua e lavarti le mani. No, con la scaletta tu devi andare. Ah, ti lavi i piedi qua. No, non lo so, ragazzi. Non so che cosa avevo in testa. Ve lo giuro. Ah, poi qua c'avevo acqua calda e acqua fredda. Solo che poi l'ho tolto. C'avevo tipo le teste blu e rossa. Che poi l'ho tolto perché non c'avevo più. Non so perché l'ho tolto. E qua arriva fino a qua. Poi chiudi. Questo era un computer. Mi ero fissato con le teste. Tu schiacci e la telecamera registra. Che figata. Me lo immaginavo io. Casa di Polluzzo. Polluzzo, ciao. C'è ancora Polluzzo. E qua, ah, tipo, esatto. Cose a caso, ve lo giuro, non so perché. Ah, questo era bello. Questo era bello.